Consigliere Italiani, oggi avete convocato la stampa per fare un po' un bilancio sull'attività di comune e di provincia, ma sembra anche un richiamo alle attenzioni della regione Calabria. Sì, lei nella domanda ha fatto un po' la sintesi, ma è chiaro che noi che abitualmente lavoriamo e basta, e abbiamo ritenuto finalmente di fare più o meno come quelle che non lavorano ma fanno le conferenze stampa. Porto a strada provinciale 25, università ospedale, si è concentrata su questi punti la conferenza stampa di giovedì mattina al comune di Catanzaro dei consiglieri comunali e provinciali di Forza Italia. Erano presenti il consigliere regionale e comunale Domenico Tallini, il presidente del consiglio comunale Ivan Cardamone, consigliere comunale Carlo Nisticò ed il consigliere provinciale Antonio Montuoro. Gli affondi di Tallini e degli altri consiglieri sono stati riservati al presidente della giunta regionale Mario Oliverio, colpevole a loro dire mentre attribuiva la responsabilità al comune di Catanzaro di aver spostato i finanziamenti destinati al porto della strada provinciale 25 su altri fronti, penalizzando la città di Catanzaro. Dove sono le associazioni di movimenti che qualche anno fa, quando il centrodestra amministrava la regione, si chiede Tallini, erano pronte sempre a denunciare scippi o spoliazioni ai danni della città capoluogo, sono sparite. Solo noi di Forza Italia rappresentiamo tuttora l'ultimo baluardo di difesa di questa città. Siamo stati soltanto noi a denunciare le manovre oscure della giunta regionale, mentre i consiglieri regionali catanzaresi di centrosinistra si sono macchiati di un colpevole silenzio. Il porto, cominciamo dal porto che è la cosa battuta. Oliverio nella rimodulazione della delibera ha commesso un gesto deprecabile, inventandosi una motivazione inesistente, lo dimostrerà il nostro Carlo Nisticò, che attraverso le carte da tecnico dimostrerà come erano soltanto motivazioni speciose quelle della regione. Ci ha tolto 20 milioni e li ha distribuiti per opere di completamenti stradali della provincia. Daremo le carte e dimostreremo come questo è una cosa assurda, questa che la città di Catanzaro non può assolutamente sopportare, almeno noi di Forza Italia. E sta venendo fuori che la manovra regionale è stata quella di impedire a noi di appaltare e completare un'opera che avrebbe probabilmente portato consenso a questa amministrazione comunale. Questo lo dimostreremo. L'SP25, il finanziamento per la manutenzione di una di 10 milioni di una strada provinciale, attraverso cui noi avremmo rafforzato quel tratto in cui questa strada praticamente coincide con la messa, il passaggio dell'acquedotto di Santa Domenica. Noi rischiamo, se dovesse, grazie a Dio siamo stati fortunati, rischiare che le intemperie, il maltempo domani dovesse di nuovo far crollare quell'acquedotto che è in precarie condizioni, di fare la fine della città di Messina. Eppure il presidente Oliverio, d'accordo con la provincia, perché non si possono fare queste cose senza l'accordo della provincia, ci leva il finanziamento. Tallini ha attaccato anche su altri fronti, come quello della sanità, nello specifico sulla vicenda dell'ospedale pugliese. Oliverio Escura ha affermato: Tallini, sappiano che noi non indietreggeremo e continueremo a battagliare. Anche noi siamo favorevoli all'accorpamento e integrazione, ma non certo con le modalità da loro previste. Quell'accordo con il rettore Quattrone rappresenterebbe la morte stessa delle pugliese. L'ospedale, voi avete visto l'ospedale qual è la soluzione, sulla quale oggi non solo viene il centro-sinistra, perché certo all'inizio si pensava Germaneto, ma sempre un ospedale, non un ospedalicchio come ho detto io. Invece loro vorrebbero utilizzare una parte, loro, il commissario, ma io la responsabilità è sempre pure del centro-sinistra, vorrebbero utilizzare una parte delle risorse per la costruzione del nuovo ospedale per finanziare pronti soccorsi specialistici, ridimensionare l'ospedale pugliese, sostanzialmente fare delle cose che a distanza di tempo decreteranno la fine dell'ospedale pugliese, e noi questo non lo vogliamo, perché vogliamo valorizzare quella che è la storia anche sanitaria, con tutti i grandi medici che sono stati, hanno fatto scuola in questo ospedale. Quindi noi siamo per questa soluzione.